Tra l'altro, quando ci stanno nella giornata tre corsi, per me rappresenta un problema. Ieri sono stato che una volta che io ho completato la registrazione, io poi devo convertire questa registrazione in un video che va su YouTube, che è un video pubblico che può vedere chiunque, e me lo passo anche pagato, tanto penso che la gente ha tutt'altre cose da vedere che le mie lezioni. Però questa è una cosa che non è condivisa da altri colleghi. Se tu parli con un collega, dici, ma tu potresti registrare le tue lezioni su YouTube? Ah, sia mai! Non sia mai! Dice, ma che sono la gente che le dice? Vabbè, ognuno la pensa a proprio modo, proprio piacimento. Però per portarlo su YouTube, per ogni lezione, il computer deve fare questo rendering che prende, diciamo, una mezz'oretta. Per cui essere fino a lunedì notte, suo rendering, per scaricare questi video. Però, ecco, vabbè, lo faccio con piacere perché, come si dice, vale la pena, vale la pena. Allora, torniamo a... dovrebbe essere questo. Allora, eravamo rimasti. Qua, eravamo rimasti qua, giusto? Stavamo affrontando alcune pillole per funzionare come gruppo. In sintesi, per riallacciarci, il gruppo di lavoro è uno strumento fondamentale per, in fase di analisi organizzativa o per gestire, diciamo, un qualunque cambiamento di tipo organizzativo, perché i modelli organizzativi comportano una visione che richiede diversi punti di vista. Quindi, certo, per situazioni molto circoscritte, uno potrebbe pensare, vabbè, vado a parlare col direttore generale che mi darà lui il quadro della situazione, di quella situazione organizzativa o meno. Ma molto spesso il direttore generale ha anche lui stesso una visione parziale. Io parlo col caposala. Caposala è, ecco, per esempio, in una gestione del reparto, è una figura chiave che è depositario di tanti aspetti organizzativi, però qualcosa magari occorrerebbe parlare col primario. Insomma, se poi, diciamo, questa analisi è una cosa, il sistema sotto studio è una cosa che tocca diversi aspetti, e comunque magari per avere delle singole interviste, però è sempre importante nel momento in cui si passa nell'operatività avere dei momenti di condivisione delle scelte, del lavoro fatto, eccetera. Quindi il problema del lavoro di gruppo è sempre presente, difficile, sempre più sarà, sempre più importante che avere gli strumenti per lavorare in modo efficace in team. E non è una cosa banale. Molte persone si riempiono la bocca sul fatto di lavorare in gruppo, il lavoro di team, leadership, bla bla bla, però poi nell'operatività sono manchevoli proprio su alcuni aspetti che vi sto segnalando, che hanno, ripeto, un valore importante. Per cui queste slide, che in parte ho già fatto vedere, ovviamente non ripeto, ma troverete tutto sulla registrazione, contengono delle pillole che sono di tipo, non sono tecniche, sono pillole prese ovviamente dalla letteratura, ma che ho trovato già, credo che queste slide da più di 10 anni,
che trovate estremamente, utili e pertinenti anche in base a quella che poi è stata la mia esperienza, dove tante volte mi sono ritrovato a dover lavorare in gruppo. E dicevo, vabbè, ma io poi quando lavoro in gruppo no, non è detto che sia io a dover dettare le regole, perché no, giustamente voi vi sentite nel ruolo di studente, dice. Un ruolo di studente si sente sempre come quello che deve ascoltare, quello che deve capire, ci saranno altri che avranno questa responsabilità. Ecco, vi chiedo di fare questo piccolo sforzo mentale, di proiettarvi in un futuro dove, per quanto possiate essere giovani, voi però dovete essere consapevoli che rispetto a tutti gli altri che stanno nel gruppo avete una forza particolare. Perché vi troverete sì, molto probabilmente a essere quelli che più hanno la visione di tutti quelli che stanno attorno al tavolo, proprio perché avete questa matrice multidisciplinare, che è la vostra grande ricchezza. Quando vi trovate in una riunione di questo tipo, il direttore generale potrà magari. Sarà un medico, sarà un primario, ha la visione medica, poi c'è l'amministrativo che ha la visione amministrativa, poi c'è il caposala che ha la visione dell'operatività. Ecco, voi che state analizzando il modello organizzativo e che venite da un certo tipo di formazione, riuscite a gestire tutti questi aspetti. Quindi ne deriva che la visione d'insieme ce l'avete voi e chi deve dare le regole? Chi ha chiaro qual è l'obiettivo e chi naturalmente si troverà ad avere un ruolo di leadership all'interno di questo gruppo. Assumere la leadership non è ovviamente un qualcosa di formale o che richiede che ci debba essere qualcuno che mette nero su bianco o che voi magari dite no, qui le regole le ho detto io. No, queste tre cose non sono vere, nessuno delle tre. La leadership è una cosa che, la vera leadership, avviene in maniera naturale. Cosa voglio dire? Nella costituzione di questo gruppo di lavoro, o c'è ovviamente una leadership istituzionale predefinita, quindi c'è già un moderatore, c'è un organizzatore che assume. Che si è preso lui autonomamente il ruolo di essere il coordinatore di questo gruppo di lavoro, oppure è un gruppo di lavoro che è stato convocato perché voi lo avete chiesto per fare l'analisi organizzativa. Quindi non c'è una leadership predefinita, però voi siete colui che rappresentate la figura che in quel momento ha bisogno di avere quelle informazioni. Quindi tutti quanti stanno attorno a quel tavolo sapendo che questa riunione l'avete chiesta voi, anche se la figura più autorevole è, dico per dire, il direttore generale, il direttore amministrativo o un responsabile a cui voi state riferendo. Ecco, quello che accadrà sicuramente è che il responsabile in quel momento darà a voi un input per acquisire il comando e voi lo farete in base a quelli che sono gli obiettivi che volete raggiungere, perché voi sapete dove si deve arrivare. Quindi questo è un possibile percorso. Un altro possibile percorso è che non mi venga dato questo, però qualcuno cerchi, per non mettere le persone in difficoltà, di farsi tramite delle vostre esigenze. Ok, quindi sarà magari il direttore che cerca di lui, però a quel punto, dopo che lui ha introdotto, voi garbatamente, senza chiedere, cioè senza assumere necessariamente il comando, rinforzerete le cose che ha detto la persona, il vostro direttore, o il direttore generale, o il direttore amministrativo, chiarendo quelli che sono i vostri obiettivi. Sicuramente li chiarirete meglio voi di lui, perché voi ce l'avete chiaro in testa. A quel punto il direttore generale, il direttore sanitario, quello che sia, sarà ben lieto
di lasciarvi le redini della discussione per portare avanti. Una volta che lui ha fatto questo passaggio, la leadership è vostra. Chiaro? Quindi voglio dire, in queste situazioni la leadership la acquisisce sempre chi ha le idee più chiare in merito agli obiettivi che si devono raggiungere. E a meno che, purtroppo alle volte capita, ci siano persone che strumentalmente vogliono acquisire loro leadership, e quindi diciamo fanno un'azione di prepotenza, cosa che però poi sarete voi bravi a cercare di, diciamo, a farvi aiutare dalla persona che, dal direttore generale, eccetera, per contenere queste cose, a meno che questo, io ve lo dico perché poi è difficile riuscire a immaginare tutte le possibili situazioni. Però dovete essere preparati che cose del genere possono accadere, magari non alla prima riunione, non alla seconda, ma alla terza, quarta, quando le cose vanno avanti e questa persona si sente un po' minacciata, marginalizzata, allora potrebbe tirare calci. Allora voi però sapete che questo può avvenire, non vi preoccupate, se la maggior parte delle persone è interessata a che voi raggiungiate l'obiettivo, voi mai personalizzare la discussione, mai, mai sentirsi messi in discussione. Se voi avete le idee chiare, non vi dovete sentire messi in discussione, perché sennò poi, purtroppo, possono accadere, diciamo, situazioni di conflitto che non servono. Quindi, tutto questo naturalmente lo sperimenterete, o sarebbe anche, diciamo, utile e divertente in un lavoro di gruppo provare a fare delle simulazioni, no? Però non sono cose che dovete sperimentare domani. Ve le dico che sia un momento di riflessione, perché possiate magari, sapete che ci sono, che sono temi questi legati al clima di lavoro, all'ambiente, diciamo, alla relazione, alla leadership, perché sono anche oggetti di studio. E quindi vi do queste cose anche perché ci possiate riflettere nel te. E quindi perché vi ho fatto questo premesso? Perché chi ha chiare queste cose che adesso vi dico, la leadership la prende naturalmente. Perché sono cose di buon senso, sono cose che fanno funzionare bene il gruppo e tutti che hanno, tutte le persone che hanno un minimo di esperienza di gruppo se ne rendono conto e vi riconosceranno automaticamente una leadership. Esempio. Rispettare i tempi di inizio e fine. Quando voi organizzate la riunione dovete dire quando comincia e quando finisce. Perché naturalmente le persone possono avere qualcosa da fare. Tutti vi saranno grati del fatto che voi vi preoccupate di fissare questi tempi. Chiaro che magari uno diciamo, che sta a quando finisce. Se c'è qualcuno che già dice guardate, per rispetto di tutti dobbiamo dire quando iniziamo e quando finiamo. Le persone che sono al tavolo e che magari per timore non abbiamo detto questo, vi saranno grati e a quel punto vi riconosceranno, vi daranno autorevoli, riconosceranno autorevolezza. Chiarire in apertura obiettivi, metodo, tempi, ruoli e responsabilità. Questo normalmente si fa nell'ordine del giorno. Voi, essendo organizzatore, la prima cosa che vi dovete preoccupare che tutti abbiano per tempo un'informazione su quello di cui si discute, quindi il cosiddetto ordine del giorno, ma nel quale vengono indicati i partecipanti, quando si inizia, quali possono essere le metodologie e anche tutta la documentazione che può servire per lavorare. Se voi, diciamo, avete cura che tutto questo, questa preparazione della riunione sia stata fatta in maniera adeguata e tutti quanti riconoscono a voi il merito che questa preparazione è stata fatta in un certo modo, questo vi fa acquisire leadership, perché tutti capiranno che voi avete le idee chiare su quello che volete raggiungere, che è tra l'altro interesse di tutti, no? Ecco, anche coinvolgere le persone nel senso di raggiungere un obiettivo nel quale tutti si riconoscono. Affermare il proprio merito non vi fa acquisire leadership. Ma
coinvolgere e riuscire a far riconoscere tutti quanti nell'obiettivo comune, quello vi fa acquisire leadership. Chiaro? I compiti alla fine della riunione, ogni persona attorno al tavolo sa che ce ne sarà. È importante che ogni persona, quando si alza dal tavolo, sappia da quel momento fino alla prossima riunione che succede, che deve fare. E mantenere, dare un compito ad una persona, se la persona ovviamente è consapevole. Io personalmente, se ho qualcuno che mi dà un compito, sono ben lieto, perché so quello che devo fare fino alla prossima riunione. Se nessuno mi dà un compito, non so cosa accade. Non so cosa debba fare io per la prossima riunione. Se io sento l'esigenza di contribuire, se io mi riconosco negli obiettivi di quel gruppo di lavoro, io sono ben lieto di avere un compito. Chiaro? Quindi il fatto di assegnare compiti, ovviamente in maniera garbata, no? Usando il condizionale, non c'è un imperativo. Tu ovviamente dici, la fai che si maturi sì, però sarebbe opportuno che ognuno potesse fare questo tipo di lavoro in maniera molto garbata, dice la stessa cosa, ma in maniera rispettosa delle persone. Questo fa acquisire leadership, perché vi riconosceranno la capacità di gestire. Non vi preoccupate se siete anche più giovane attorno al tavolo. Una persona anche anziana che attorno al tavolo non si sente sminuita se un giovane porta avanti bene le cose, si sente motivato, perché dire che evidentemente diciamo, ha lavorato bene. Una persona anziana che si sente sminuita perché in un vaglione di 30 anni porta avanti la storia di un protino, chiaro, e che purtroppo ci sta. Voi non dovete sentirli condizionati. Voi anche se siete più giovani, ma avete lavorato e avete le idee chiare su quello che va fatto, non vi preoccupatevi di alzare la mano, di parlare, di quello che è modi ovviamente garbati, di ti ringrazio, ti chiedo scusa, sarebbe cose che si dicono, no, per cercare di ammorbidire la propria discussione, ma è importante. Così come sono importanti i feedback, cioè sui feedback che possono essere chiesti prima, quindi anche nella condivisione delle informazioni preliminari alla riunione, io ho detto agli altri colleghi, uno strumento estremamente utile ed efficace nella condivisione delle informazioni sono i documenti su cloud, i documenti condivisi. Mentre 10-20 anni fa, quando i sistemi, diciamo, internet era un po' più datata, e io che volevo condividere le informazioni, mandavo un documento, no? Dove mettevo tutte queste considerazioni. È ovvio che quel documento era un documento che io dovevo pensare 3.000 volte. Una volta mandato, adesso viviamo in una situazione molto più fluida. Dove io non mando il documento, ma mando un link al documento. Il link al documento è un link a un documento che teoricamente può cambiare. Quindi, quando voi ricevete dei feedback in merito a quelli che possono essere gli obiettivi, le cose da fare, eccetera, ecco, voi vi dite un link e chiedete un feedback. In base a quel feedback o ai commenti che possono esserci su quel documento, il documento può cambiare, diventa una cosa fluida. Che però permette personalmente di lavorare in maniera molto più serena. È chiaro che non è che devo mandare una cosa né a capo né a cuore, no? Perché se quello che mando è molto lontano rispetto a quello che dovrebbe essere, il meglio che vi potete aspettare è che qualcuno ti scriva più scelte. Quello ovviamente no, quello non fa acquisire leadership. Quindi la responsabilità di condividere sempre. Guai che se vuoi toccare, che poi troverete nella registrazione la mia nuca, perché cancella questa la telecamera, va bene. Quindi
la possibilità di avere un qualcosa che consente di lavorare in maniera, diciamo, più fluida, è enorme, che ti permette di minimizzare i tempi, di lavorare anche più tranquillamente. Quindi questo vi dico come suggerimento: quando si organizzare queste cose, mai mandare documenti doc o PDF, a meno che ovviamente non siano esplicitamente richiesti, perché se la riunione ha un'area un po' di tipo più formale, vabbè, solo PDF, tu magari tu fai firmare tu, ecco, digitalmente. Se però è una cosa, come nella stragrande maggioranza dei casi, più, diciamo, dinamica, e allora voi predisponete un documento pensato, fatto per bene, curato, sistemato nella sua impostazione. Credo che pure in piattaforma qualche cosa di qualche format lo troverete. Però come lì, chiedendo esplicitamente eventuali osservazioni. Questa cosa, postata in questa maniera, fatta pulita, vi fa guadagnare leadership. Ovviamente l'ordine del giorno data al luogo della riunione successiva e i compiti e le responsabilità di chi fa che cosa, come quando nella prima riunione, quando noi ci diamo i compiti, poi definiamo anche, possiamo definire utile un percorso, un ambito di responsabilità delle singole persone, che è ovviamente direttamente collegato ai compiti, quello che ci aspettiamo da quella persona. Ripeto, immaginate questa situazione, quindi riassumendo, no? Andato dal direttore generale, ponendo il problema di analizzare un certo comparto organizzativo, il direttore dirà con chi devo parlare, il direttore dirà 2, 3, 4. Ok, se lei è d'accordo, organizziamo una riunione giusto per aprire il cantiere e capire che cosa dobbiamo fare. Il direttore dirà, certo, farà piacere, mi dica lei come e quando. Allora tu farai una bella convocazione, contact, data, partecipanti che sono stati quelli indicati, ordine del giorno, un'introduzione a quello che è l'obiettivo della riunione, e quindi questo è il materiale illustrativo che può essere utile per comprendere, ma non tonnellate di carte, magari sempre essere due o tre allegate, anche magari dei video, qualcosa di dinamico, la gente non guarda, non legge più. Si scoccia, non, cioè, se voi mandate tonnellate di carte, diventa anche quasi provocatorio, soprattutto come prima riunione, ma chi sta che studi a parere, ma non sa che carte, ma già legge, ma non sta bene con la testa. Se voi mandate delle cose più sintetiche, che in 10 minuti, ed è bene mettersi nei panni di chi riceve questo, in 10 minuti vi permette di capire di che stiamo parlando, invece ne avrete tutte benedizioni. Chiaro? Quando sarà il momento della riunione, già il direttore generale vi introdurrà, ma il fatto stesso che voi siete emittente di quella documentazione, già siete che le persone attorno al tavolo hanno la consapevolezza che questa riunione così organizzata, guardate che è rarissimo vedere una riunione organizzata così, soprattutto nell'ambito del pubblico. Io la sento troppo, questa cosa mi capitava più spesso quando ho avuto fatti di leadership, ma quando mi sono trovato, e mi trovo spesso a essere coinvolto in riunioni dove non sono colui che porta, diciamo, che porta avanti la questione, quindi non è detto che siate sempre voi. Chiaro, è un lavoro vostro, però potrete essere coinvolti in altre riunioni dove avete questo ruolo, ecco, non è che lo dovete avere sempre, ovviamente, ma non si verifica quasi mai. Anche in contesti, tra virgolette, evoluti tra professori, eccetera, così il dipartimento è organizzato così, trovate l'ordine del giorno, comunque, dei materiali didattici, eccetera. Ma tanto spesso, molto spesso, altre riunioni di altro tipo, pure importanti, vedete che arriva gente con viezze carte, senza l'ordine del giorno, leggono quello che hanno davanti, tu non sai cosa sta leggendo. Alla fine della riunione che abbiamo deciso, magari ci siete tutti d'accordo? Sì, va bene, perché la maggior parte dei casi faceva questo.
ovviamente. Ok, anche i tempi, no? Quando dà dei compiti, non è un insulto dire di fare questo entro una certa data. È facile fare questo, sì, ma entro una certa data che dovrebbe essere ragionevolmente prima di un'altra riunione, quale poi si fa assunto. Non sentitevi, diciamo, non abbiate timore di chiederlo. Le cose se non chieste gradatamente, se sono funzionali, ripeto, al raggiungimento di un obiettivo nel quale tutti quelli, le persone che stanno attorno al tavolo si riconoscono, ripeto, le persone ve ne saranno grate. Chiaro? Quindi non abbiate timore. Dopo la riunione, ovviamente, si stende il verbale e qui trovate degli esempi. Il verbale è una cosa, mamma mia. Questo si ricorda di dare. Allora, ordine del giorno. E vedete, punto per punto, il verbale è sintetico. Cioè, il verbale non è la registrazione di tutto quello che hanno detto le persone. Diciamo che rispetto a questi tempi c'è una grossa novità adesso, è che, anche se le persone ancora un po', però se sempre più spesso le persone sono d'accordo sul fatto di registrare le riunioni. Quindi la riunione si mettono le telefonine. Tante volte l'ho fatto, mettevo telefoni per registrare. Chiaro che seconda della riunione, quindi occorre capire un attimo il grado, magari fatto sulla prima, non lo farei. Però una volta che si è creato un clima nelle riunioni successive, scusate, ma giusto per prendermi a memoria, perché altrimenti non mi scordo, mi dispiace per registrare. Detto così, qual è il problema? Io purtroppo ho vissuto situazioni dove, anche dopo 15 anni che lavoravamo insieme, le persone che avevano fatto di principio hanno registrato. Però ci stanno altre situazioni dove viceversa, mai partecipato nel consiglio direttivo dell'ACNUD, dove tutte le riunioni venivano registrate. Io facevo il segretario, registravo tutte le riunioni e nessuno ha mai detto niente. Quindi, dipende un po' dalla testa della gente. Comunque, la registrazione è una cosa che può servire e quindi una volta se una cosa che facevo nel direttivo quando ero segretario del direttivo della CNUD, una cosa molto carina, la registrazione che nella riunione avveniva su Teams, ci perdi un po' di lavoro, ma quando la riunione diciamo, non è una settimana, ma insomma 4-5 mesi, valla lì, perché nella fase di editing del video, io ogni tema è spezzettato, quindi facevo tanti piccoli video caricati su sezione separata di YouTube, di derivate, eccetera, per cui a ogni punto dove vedete veniva illustrato quello che succedeva, facevi il link al video nel quale questa cosa mi ha spiegato. Quindi, quando tu vedevi il verbale, potevi andare a cliccare e trovare poi avere il dettaglio di quello che veniva detto. Una cosa che comunque va fatta, indipendentemente dal video o meno, ma va fatta, scritta, se quel punto prevede delle decisioni o prevede dei compiti, quindi normalmente si può usare la foto dopo ampia discrezione, si decide che questo va scritto perché il verbale è una traccia, per cui è fondamentale che questo sia stato messo a verbale. Il link al video e dice la dimostrazione che le cose sono andate in una certa maniera. Fate un verbale così, che è una cosa che si fa rarissimamente, ma fate che lì lo fanno in statue perché
Fare un verbale in questo modo è molto operativo, dà le decisioni, dà le indicazioni e dà anche la trasparenza di capire quelle decisioni da che discussione sono avvenute. Chiaro? E quindi va bene nelle presentazioni trovate, come vedete, il verbale che deve una pagina e mezza. Vi posso garantire che ci sono verbali di 6, 7, 8, 10 pagine. Dove? Cazzo, scrivi tutto. Chiaro. Che poi la nostra lingua, la lingua italiana, è piena di equivoci, di cose, di ambiguità. Cioè, il fatto di scrivere, io vi ricordo questo. La persona, mi ricordo sempre questa cosa, non mi fu detta personalmente, però mi fu trasferito. Quando io facevo questa attività, fui chiamato all'epoca dall'ex direttore generale del Monaldo, che poi subito dopo diventò direttore generale dell'azienda Policlinico, che era Domenico Pirozzi, altro morto di recente. Era una persona che aveva una particolare lucidità, purtroppo è morto poi di Alzheimer, una persona che aveva quella lucidità, quella capacità. Lui trasformò l'ospedale Monaldi, non so come, in uno degli ospedali di riferimento, quindi tempo brevissimo, 6-7 anni, facendo delle cose incredibili. Questo, cioè, trasformare un ospedale significava fare gare, appalti, prendersi delle responsabilità, trovare fondi, eccetera. Una frase che diceva: meno si scrive e meglio, proprio come, perché ogni cosa che metti per iscritto è una responsabilità. Quando tu fai una cosa dove ci sono pieni di sottintesi, ambiguità, eccetera, dai ampio spazio a chi lo vuole utilizzare, ad avvocati, cause e cose di questo tipo. Quindi un verbale, diciamo, pieno di uno pensa di sentirsi più garantiti, in realtà non è così. Che quando tu scrivi tanto, se ti piacciono due, o uno lo vuole utilizzare per fare casino, e allora troverà 3.000 motivi per fare casino, o uno non lo vuole utilizzare per fare casino, e a questo punto tanto vale che stai. Chiaro? Ok. Beh, qui ci stanno altri esempi. Che qui, vabbè, qui c'era l'allegato, che era la convenzione che all'epoca avevano stipulato, l'allegato tecnico, perciò sono 13 pagine, ma il verbale di riunione era una pagina e mezza. Adesso. Ecco qua. Va bene, poi naturalmente tra una riunione e l'altra fare un po' di monitoraggio in maniera molto garbata. Adesso è una cosa molto semplice, no? Perché WhatsApp, i fatti, 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 fatti. Ripeto, garbatamente è una cosa che viene apprezzata. È possibile anche dare punti di riferimento per eventuali esigenze di chiarimento o altro, quindi le persone devono poter sapere come fare per essere eventualmente, diciamo, aggiornate o se devono chiederti qualcosa. Quindi io personalmente questa cosa, però è una scelta mia personale, il mio cellulare lo si trova su internet. È una cosa che io diciamo, ricevo anche telefonate dagli studenti. Il tema è che ho organizzato, voi se avete un problema, io sono certo che voi, nessuno di voi mi chiamerà mai al telefono, ma perché? Perché c'ha degli strumenti che ho, quelli che ho indicato, per chiedere delle spiegazioni, okay? Quindi ho dato un percorso. Se non lo avessi dato quel percorso, probabilmente avresti usato il telefono. E quindi immaginate avere 150 studenti, mi avrei trovato sul fa, e quindi avrei dovuto, mi sarei pentito di aver dato il telefono. Non mi sono mai trovato pentito di avere pubblicato il mio telefono.
e come vedete stanno parlando, ma mai ci parliamo. Eppure questo telefono è disponibile su internet. Perché? Perché io, diciamo, ci stanno N modi per raggiungermi che non evitando di chiamare. Quindi questo sta alla vostra sensibilità, alla vostra capacità di mettervi nei panni di chi lavora con voi, di chi può essere interessato, alla vostra capacità di personalizzare, di essere empatico nei confronti di queste esigenze, di creare quelle condizioni per cui le persone possano avere tempo, diciamo, in tempi ragionevoli, un sistema. Vabbè, report informativi. Ecco, quest'ultima slide è carina perché questa l'ho sperimentata in maniera, diciamo, personalmente. Capite? Allora, posto che c'è un'energia complessiva, no? Se questa energia complessiva, se il clima della riunione è intimidatorio, nel senso che le persone che stanno intorno al tavolo aspettano che voi facciate, diciate qualcosa di riposto, tendono a contrapporsi perché c'è una difficoltà nella relazione, quindi se il clima di relazione comincia a intimidatorio, è peggio che possa capitare. Tutte le vostre energie sono utilizzate per sostenere questa cosa. Quindi alla fine il risultato della riunione è zero. Se viceversa, diciamo nell'estremo opposto, il clima è di sostegno reciproco, è quello che io che è auspicato, cioè tutti quelli che stanno attorno al tavolo tendono a raggiungere l'obiettivo e allora tutta l'energia la potete utilizzare per raggiungere l'obiettivo. Allora, questo è una cosa che dovete riuscire voi a portarvi in quella condizione. Quindi chiedere sostegno, sostenere anche il parere degli altri. Uno può anche dire una cosa che non è solo quella giusta, però ovviamente se dici no, hai sbagliato, quindi dovrebbe dire che dici, la cosa certamente è così, però potremmo anche ragionare così, oppure sa, chi che di un po' di psicologia spicciola che ognuno poi ha imparato per cercare di non di evitare la contrapposizione, che ovviamente se c'è la contrapposizione dovrà andare. Ecco, io queste 4-5 slide, tutte 4-5 slide, tra virgolette, di banalità, però messe tutte quante, una dietro l'altra, non è così banale. E vi possono essere utili, quindi, diciamo, in tante occasioni. Quindi, evitare prese di decisioni subordinate a livello gerarchico dei partecipanti, cioè si decide così perché il suo capo no. Poi guardate, spesso non è che queste sono particolarmente, diciamo, delicate, perché se c'è un livello di subordine non emerge. Però vi troverete che le persone che subiscono quelle decisioni non contribuiscano. E questo. Dare scontate le opinioni degli altri. Così come io vi cerco il vostro feedback, lo cerco nei vostri sguardi, lo cerco nelle vostre parole, perché per me comunque è importante, perché comunque vuol dire anche se questa cosa gli ho detto 8 miliardi di volte, quindi io sono con la ragionevole scienza che tutto sommato funzioni, però i tempi cambiano, che ci possono essere punti di vista. Cioè, è importante guardare in faccia, è importante cercare il riscontro, perché questo ci permette poi di migliorare e torniamo punto e da capo. Fa sentire le persone partecipi. Se voi non le guardate in faccia, le persone vi sentiranno inutili intorno a voi.
Quindi lo abbiamo detto, reagire negativamente alle opinioni e rimanere ostinatamente affezionato a un unico punto di vista. Purtroppo questa è una cosa sulla quale noi siamo particolarmente esposti. Perché? Perché arriviamo con delle ipotesi di lavoro che ci sono costate fatica, perché ci abbiamo pensato, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo organizzato, eccetera. Questa è la cosa più complicata, perché poi arrivare lì e dover fare dei passi indietro o dover in qualche maniera rivedere un lavoro fatto, confesso, non è facile. Tante volte ci sono incappato anche io e è difficile, soprattutto per chi poi ha la nostra formazione, no? Perché noi discutiamo, ci ragioniamo, siamo un team fuori. Allora poi dover dire, vabbè. Però poi, se emerge dal punto di vista, ecco, dovete essere bravi a dare il pizzicotto sulla pancia e magari dover fare un passo indietro. Ma sono cose che sperimentate quotidianamente. Io l'ultima volta l'ho sperimentata esattamente 5 minuti fa. No. Dove ho mandato a un direttore generale una cosa che sto seguendo, cioè, la preghiera di darmi un feedback consapevole del fatto che su questa indicazione ci possono essere direzioni contrarie a quelle che io auspico, però sono consapevole che non puoi portare avanti, cioè, ognuno di noi, anche se magari questo col cuore che ci mettiamo, tendiamo a voler cambiare il mondo, voler cambiare le cose, voler fare sì che le cose funzionino, che le cose vadano meglio, eccetera, eccetera. Però dobbiamo anche tenere conto che queste cose possono avvenire in tempi e modi diversi, che alle volte non dipendono solo da noi. Allora, meglio raggiungere un piccolo risultato piuttosto che raggiungere, non lo sto dicendo già, sto facendo autoanalisi. Meglio raggiungere un piccolo risultato che raggiungere il risultato migliore, cioè il meglio è nemico del bene, no? E se poi vuoi raggiungere necessariamente l'obiettivo ultimo, puoi trovare delle resistenze tali che poi non. E quindi essere già pronti a dover accettare che ci possono essere delle visioni, degli aspetti che ci devono far fare un piccolo passo indietro. Naturalmente, torniamo appunto a reagire negativamente nel momento in cui purtroppo sono persone che indipendentemente da voi vi trascinano in questa dinamica. Cioè, sono persone che dove vedono in qualche maniera minacciato, vi trascinano nella serie di una dinamica, diciamo, chi sei e chi sei tu. Nel senso che davanti anche a una vostra impostazione garbata delle vostre proposte che sono ragionevoli, condivisibili, questo dice: ma sono tutte stronzate! Facile. Magari lui sa che non sono tutte stronzate, però vi dice: sono tutte stronzate perché cerca la rissa. E poi dalla rissa, ovviamente, quando c'è la rissa, arriva l'arbitro e dice: avete ragione tutti e due. E quindi poi alla fine nulla di tale. Chiaro? Può capitare, quindi non dovete avere la forza di dire, beh sì, chiamano, può darsi che ci siano dei correttivi, no? Si volta un po' avanti, si distrugge, capita. Sareste quando per carità. Vabbè, anche questo, il perimetro delle cose che si fanno alle volte è fluido, no? E diciamo, determinate decisioni possono avere ricadute esterne a quello che è l'ambito, e quindi ci possono essere dei problemi che non sono. Che ogni soluzione, ogni cosa può rappresentare un precedente, peraltro.
Allora, la visione complessiva, diciamo, tutto quello che è il rischio più, rischio maggiore, ricordiamo, che con tutta la buona volontà e con tutto lo sforzo per cercare di essere propositivi nell'interesse collettivo, è inevitabile che comunque noi siamo spesso dei soggetti estranei, ci possa scappare qualcosa della visione d'insieme, delle possibili ricadute che si possono avere. Molto spesso, nella mia esperienza, quando si fanno delle modifiche organizzative, spesso si incorre in dove quindi si fa, ad esempio, parliamo di misurazione di performance, misurazione di attività, eccetera, ci si ritrova a dover impattare con delle procedure, norme di gestione del personale di tipo più generale, dove ci possono essere figure che si sentono minacciate. Io quando cominciai a lavorare al Monalmi, dove mettiamo i sistemi informativi, tutti, quindi il mio compito era quello di diffondere i sistemi informativi in tutto l'ospedale. Ovviamente significava mettere postazioni, computer su cui poi le persone dovevano lavorare. Quando voi mettete innovazione, si crea, cioè, noi sappiamo tutti che l'innovazione porta a una razionalizzazione e quindi da un punto di vista generale e diciamo, come fine ultimo si produce di più. Ecco, bisogna prestare attenzione che quel produrre di più è ambiguo, perché voglio produrre di più ma lavorare di meno. Il lavorare di meno, ecco, mentre quello nell'innovazione sicuramente nell'immediato si produce di più, ma si lavora anche di più. In prospettiva si lavora di meno perché si ha una maggiore efficienza, ma nell'immediato, come tu devi imparare nuove procedure, devi imparare nuovi strumenti, devi acquisire nuove competenze, nell'immediato c'è un investimento, no? Che è l'investimento che fa l'azienda, cioè. Però questa è la parte più complessa, perché bisogna riuscire a far comprendere poi ai poi questo va che dice lo devono fare, sono dipendenti. E alla fine queste portano beneficio a tutti, però c'è un piccolo sacrificio da fare. Allora, per questo un tema molto importante è la formazione, perché se questa formazione viene percepita in maniera troppo onerosa, se non c'è, ecco, perciò un aspetto sul quale io è sempre stato riconosciuto e ha funzionato tantissimo, è stata la formazione in affiancamento. Perché quando il bioingegnere lavora in affiancamento, stanno faticando tutti e più. Se io ti dico, se io vengo e ti dico quello che devi fare, come la vado? Sei la sensazione che c'è fatica i suoi. Allora, questo è chiaro che la formazione affiancamento è l'ideale, la forma più efficace, ma è anche molto dispendiosa perché sta non è una. Allora, quando si andrà a formare 3 persone, 10, 20, cioè, quando si andiamo a formare 200, comincia a essere complicato e quindi bisogna trovare delle forme. Ma è un tema, il tema su cui ho più lavorato nella mia vita, quindi è un tema strategico. E allora, in queste dinamiche che coinvolgono il personale, sale sindacato, che normalmente io, quando cominciai il lavoro al Monaldi, stavano tre rappresentanti, tre caposale, tre infermieri che rappresentavano le tre sigle sindacali, che GL ci seguì, e si erano tutte e tre a braccetto e camminavano. Avevano interlocuzione continua con la direzione generale. La direzione generale li coinvolgeva, li temeva, perché erano. Adesso le cose sono un po' cambiate, perché il sindacato si è un po' sbracato da questo punto di vista, ma all'epoca dico che i sindacati avevano potere in mano perché quello che dicevano si faceva, quando dicevano di no, non si faceva. E quindi anni era il nemico pubblico, e il nemico pubblico numero uno.
senso che il loro guano magari non mi sparava, me ne hanno detto di cotto e di crudo, anche perché poi si trovava da un lago sull'ente, perché ero professore universitario, quando c'erano non vi sto a raccontare, dei responsabili informativi interni dell'azienda, che avevano pareri totalmente contrari ai miei. Immaginate il clima, i primi anni, perché, come dire, pensare che allora mi fa 2 anni, 3 anni, non so quanto sono riuscito a sopravvivere, questa cosa mi ha tristezza. Però la soddisfazione è che queste stesse persone, ancora dopo 6-7 anni, erano diventate amici. Ma perché? Perché si disse là, perché mi scocciava in mano, mi stava a faticare. E i vostri i ragazzi che mi davano la mano, tutti studenti, cucinanti, non è che siano affari scienziati, stavano là nei reparti a buscare il sangue insieme agli infermieri, portare avanti la baracca. Allora, quando poi ti viene riconosciuto questo sforzo, allora vieni a conto. Però non è facile. Perciò io ve lo dico perché dovete avere non. All'epoca io questa visione d'insieme non l'avevo, quindi era facile facendo questo, facendo questo, non voglio stare. Però poi, sai, fare questo e fare quest'altro impatta a delle conseguenze che noi non possiamo non percepire. Quindi la cautela è legata al fatto che quello che facciamo può avere conseguenze di cadute che noi non percepiamo sul momento, quindi essere preparati a questo. Allora, nell'affrontare questa è una cosa che abbiamo già detto, stanno nella presentazione, quindi le risintetizziamo. Quindi la critica dell'esistente. Nell'analisi organizzativa noi attraverso interviste, anche in maniera, diciamo, non necessariamente strutturata, dobbiamo cercare di capire qual è il problema che ci porta a fare, quindi raccogliere documentazione, parlare con le persone, oltre poi se siamo noi a deciderlo quando è il momento di sintesi. La cosa che io diciamo suggerisco, che non è quello di fare tante riunioni che poi possono essere sfibrate, ma cercare di conoscere e analizzare in maniera, diciamo, anche non strutturata, parlando alle persone, facendo interviste, raccogliendo tutto il materiale. Poi quando uno vede che ha un po' le idee chiare, però prima di prendere delle iniziative, allora si fa la riunione, dove voi portate tutte le vostre sintesi, tutto quello che è le indicazioni raccolte, per confrontarle in maniera collegiale, in modo che poi sulle decisioni assunte abbiate le spalle coperte. Ma conoscere tutto attraverso le riunioni, no, se no diventa riunioni condominio. Anche il condominio dice, invece voi fate prima un lavoro di conoscenza e poi quando si tratta di sintetizzare si fanno i migliori passo per passo. Vabbè, è ovvio che qui dice ci stanno, parliamo di struttura generale, organizzazione, la qualità, qualificazione, questo è in senso generale. Il suggerimento è che voi lavoriate sempre per comparti, però lavorando un comparto alla volta è una cosa che può essere utile e fare sì che un lavoro fatto su un comparto possa essere esteso come prassi ad altri comparti. Quando voi avete messo in piedi una metodologia di lavoro, avete affrontato una serie di difficoltà in una unità, in un perimetro, che però in classico, in un ospedale, se voi riuscite a modellare un'attività, noi riusciamo a mettere la cartella infermieristica sul semi-operativo, non è che sono tante queste semi-operative, sì. Lavorammo prima con una dove c'era un primario, poi un diciamo comprensivo, una caposala efficace,
conosceva le cose, allora da lì si è cominciato a modellare, si è usato come prassi e poi stendegliato. Allora, diciamo un passaggio, perché abbiamo speso, soprattutto abbiamo parlato tanto di come si affronta l'analisi di tipo organizzativo. Adesso cominciamo a ragionare su come questa analisi organizzativa, come questa situazione organizzativa, deve essere descritta, che fino adesso di questo non ne abbiamo parlato. Allora, intendiamo, cominciamo a introdurre il concetto di processo. In realtà, cosa molto semplice, è una cosa che ha un ingresso e usci, dove all'interno di questo processo ci sono, sintetizziamo tutte le procedure e attività che vengono fuori. È chiaro che appunto bisogna capire cos'è l'ingresso. L'ingresso è un qualche cosa che scatena, che innesca, perlomeno dall'occhio di Simuletti, innesca le attività. L'uscita è quello che viene prodotto a valle di quelle attività. Potrebbero essere anche simili, ad esempio per un centralino, vista le telefonate, l'ingresso e l'uscita sono le telefonate. Per una prenotazione, l'ingresso è una telefonata, l'uscita è una prenotazione. Se è una prestazione, è l'ingresso e l'arrivo del paziente e l'uscita e l'uscita del paziente. E naturalmente ogni processo può finire delle interazioni con l'esterno che ne condizionano il funzionamento. Ad esempio, i processi sanitari può essere l'unità di terapia intensiva, i processi di riabilitazione, qualunque cosa che comporta, diciamo, delle attività da parte di persone che si traduce in e risponde a dei bisogni delle persone, dei bisogni delle aziende, poi alla fine può essere schematizzato come un processo. Quindi non è una cosa, diciamo, è abbastanza, lasciatevi prendere dalla vostra intuizione senza cercare di schematizzarlo troppo, perché poi ma questo, al di là di questa definizione, noi potremmo stare a parlare da un punto di vista teorico per dei mesi, rimarrà sempre un fatto molto, tra virgolette, vago e fumoso. Uno dei vantaggi, dei quali sono profondamente convinto, del beneficio che ha l'utilizzo di questo strumento di simulazione, è che dietro a questi concetti, che sono di fatto concetti astratti, ne dà una visione fortemente operativa, che una visione fortemente operativa che poi vi chiarisce anche dal punto di vista di che parlare. Cioè, io oggi questo strumento, lo strumento che poi adesso vedremo, lo sto insegnando anche a un corso di studi di medicina, Meditech, se ne avete sentito parlare. Una cosa Sì, se non sbaglio era tipo un mix tra ingegneria No, e medicina. che vi dico la verità,
Boh, fa venire i brividi, un gullo, finiamo di dire la verità. Quindi, poi vedremo questi medici, cosa dice. Qui una cosa che, vabbè, diciamo cosa. Però, oggi è il primo anno e ho fatto questo corso, che è un corso di tecnologia della medicina del territorio, che sono 24 ore, e ho impiegato parte di queste ore a dare un'infarinatura di simulei. Era molto più all'acqua e rose di come lo facciamo noi, però trattandoci di tecnologia della medicina del territorio, si parla della medicina, quindi si parla anche di situazioni organizzative. Voglio dire, che cosa c'è, che cosa le hanno fatte, e a me la cosa che più la cosa che più mi conforta, che al di là del fatto che poi i cinesi vanno poi i vari a creare delle simulazioni, eccetera, eccetera, però affrontando quello studio loro cominciano a ragionare in termini di attività, risorse, indicatori, prestazioni, chiaro, in maniera concreta, avendo consapevolezza di che cosa significa misurare o valutare un'attività o migliorare un processo. Allora, questo a livello di mentalità, di consapevolezza, per me è già un grande risultato. Chiaro? Perché queste sono cose, tematiche dove i medici sono estremamente in difficoltà. Quindi voglio dire, questo è un aspetto che, al di là del fatto che poi ci sia la chiara competenza, poi questa modalità di pensare l'aspetto organizzativo in termini quantitativi, secondo me è normale. E di questo sono particolarmente soddisfatto. Quindi vedevi i processi, ogni attività consiste nella formazione di qualcosa, input, in qualcosa di maggior valore, output. Naturalmente poi lo schema e il disegno diciamo, dei vari di questi processi è dovuto al fatto che un processo attiva qualche cosa che attiva uno o più processi. Questo è tipico l'esempio che voi vedremo: da un processo ne possono diramare n, così come da n processi ne può arrivare uno, e ci possono essere delle derivazioni che sono condizionate dal fatto che accade qualche cosa. Quindi già avere, questo ci accompagnerà al primo strumento che noi useremo, scusatemi, ho un po' di problemi personali, per cui mi vedete, non è mia abitudine farmi distrarre dal telefono, però purtroppo devo farlo. Problemi legati alla sanità, ma dove sono, ahimè, utente. Quindi la rete e la composizione, l'articolazione dei vari processi, condizionamenti, eccetera, c'è già uno schema di come, di quello che è l'assetto organizzativo. Quindi un primo passaggio è proprio come descrivere questa organizzazione. E attraverso degli strumenti, come vi ho detto, che siano strumenti che siano condivisibili, cioè punto che lo ribadirò all'infinito, punto di partenza è essere bravi a condividere le nostre conoscenze, le nostre decisioni, le nostre indicazioni. Per condividere queste cose occorre avere un linguaggio comune.
che le persone comprendano, perché altrimenti il mio pensiero, se non lo capisce, non rimangono pensieri lisci. E quindi ci sono una serie di strumenti che normalmente all'interno di una organizzazione vengono adoperati proprio per descrivere come funziona. Queste cose fino a 20-30 anni fa era, diciamo, era pura fantasia. Diciamo che già da un po' di anni, prima a partire dai primi anni, dal 2000, sul tema della sicurezza sul lavoro, e poi sul tema della qualità, hanno cominciato a porre già delle premesse importanti. Sulla sicurezza del lavoro, come potete immaginare, soprattutto in certi tipi di contesti, l'organizzazione del lavoro è un elemento che deve essere definito perché nell'organizzazione c'è. Io devo scrivere una parte, come cantiere, come funziona, perché a seconda di come funziona all'interno del funzionamento di questo cantiere, mi devo assicurare che tutte le persone lavorino in sicurezza. Quindi la norma per la sicurezza nei luoghi di lavoro impone che diciamo, le organizzazioni definiscano dei documenti nei quali indicano quali sono i percorsi lavorativi, cosa fanno le persone finché poi possono lavorare in sicurezza. Purtroppo è il risultato, vediamo, cioè, questa sicurezza, cioè, no, perché la gente vuole indipendenza? Perché purtroppo quello che è capitato a causa proprio del fatto che gli strumenti per descrivere queste attività non sono quelli buoni, è che questo, diciamo, la e attività e i flussi lavorativi, eccetera, sono descritti in maniera inefficace o che diventa, sono descritti attraverso dei documenti, dei formalismi, eccetera, che però nessuno legge. Perché? Perché sono troppo pesanti, perché sono scritti in maniera, diciamo, con tecnicismi che li rendono inaccessibili. Ecco, il tema è proprio questo. Sono scritti in maniera non tenendo conto della necessità di condividere queste informazioni. Non ci sono delle regole che impongono di mettere, di condividere, di rendere efficace la condivisione di queste informazioni. Io scrivo questi documenti, la legge dice che questi documenti li devono conoscere tutti, li scrivo all'interno dell'amministrazione, acchiappa tutte le persone che hanno responsabilità e capite se conosce questi documenti. Non ne sa, perché sono documenti che vengono fatti e stanno là. Arriva un'ispezione, avete fatto documenti per la sicurezza? Sì, stanno là. Quello dice, vabbè, tutto a posto, e se ne va. Ma questi documenti sono stati condivisi con tutti quanti, le persone ne conoscono queste procedure, le persone sanno realmente quello che devono fare per lavorare in sicurezza. Ma guarda, questa è la realtà. E quindi voi, però la legge impone, e ci stanno quindi tutta una serie di manuali, di strutture, che devono descrivere questo e che per certi versi, se io mi pongo nell'ottica di chi vuole in qualche maniera migliorare l'organizzazione, per me quella è una fonte di informazioni, cioè perlomeno lo scrivo. Poi sarà mia cura sintetizzarlo ai fini del lavoro che devo fare, ma perlomeno lo scrivo da una parte. E questo vale sia per il manuale di qualità, ma ad esempio vale anche sul tema della qualità organizzativa, anche questo è un altro tema su cui c'è grande, diciamo, ci stanno tonnellate di carte, la gente si riempie la bocca, mettiamo in qualità, vedete che ci sono degli ospedali, delle aziende, sì, che stanno in qualità, che significa che stanno in qualità? Significa che sono state prodotte tonnellate di carte che descrivono in maniera dettagliata quell'azienda come funziona, cioè quali sono i processi, cosa fanno le persone, cioè non ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi un ospedale sta in qualità se ci sono definite le procedure in dettaglio, le procedure di ricovero, di dimissione, di cura all'interno dei reparti, eccetera, eccetera. Ma sono descritte anche lì, cioè, nel senso che il responsabile di qualità che deve dare la certificazione, il famoso bollino ISO, no? Devi dire che tu sei certificato per svolgere quelle attività, questo succede ad esempio nelle aziende che producono apparecchiature medicali, che se ci mettono il bollino parte il CE,
mettere il marchio CE, tu devi essere certificato per produrre quel materiale, per produrre quel prodotto. E quindi devi essere autorizzato da norme ISO a mettere il bollino CE. Perché tu abbia questa certificazione, devi venire un scienziato che ti guarda e tu gli dai tutti un cotto di carte e se li guarda e vede se sono, diciamo, aderenti a quelle che prescrive la legge. Certamente, anche qui, sono pacchetti di carte che descrivono l'organizzazione, ma volete che mai ci sia qualcuno all'interno dell'azienda che sappia per filo e per segno che gli sta scritto la legge? Ma quando mai? Lo saprà forse qualcuno, che quel povero Dio che le ha dovute scrivere tutte quelle carte, che naturalmente avrà fatto copia e incolla da altre aziende analoghe, che quindi avrà cambiato solamente l'intestazione d'azienda e avrà fatto, ma guarda, ma quanto quelle carte corrispondono a quello che succede realmente, lo sapevo solo padre vero. Per dire che definire, descrivere i processi e l'organizzazione in maniera, diciamo, efficace ai fini di miglioramento dell'azienda è un tema ancora del tutto aperto. Naturalmente, torniamo pure da capo, se il soggetto che vi sta chiedendo di lavorare su problemi organizzativi, ecco, da parte vostra però comunque quella è una fonte, cioè, nel senso che a quel punto voi non siete un addetto qualsiasi, siete una persona che, a quale è stato chiesto di analizzare le criticità organizzative, per cui sicuramente una possibilità è cominciare a prendere da lì, dice, come è stato funzionando, poi vado nel reparto, vada nel laboratorio, eccetera, collegato alla mano, prima che succede, e comincia a vedere quali possono essere le differenze tra quello che succede, quello che dovrebbe essere quello che succede nella realtà, comincia a farsi un'idea di come funziona, per poi passare, fare il passaggio, che è quello di descrivere in maniera, diciamo, più efficace questa situazione organizzativa. Ha spinto la bassa sul monitor. No, la tua collega. Perché vedi che si sta allungando. Ah, ecco, qua no. Perché vedi, no, si legge che sei venuto una volta, non stavo dire che si l'ha fatto così. Non è una data. Vabbè, chiamala, se non ti senti meglio. Non voglio dire. Allora, come lo descriviamo il processo? Allora, questo è il primo strumento che finalmente riusciamo ad arrivarci, per cui cominciamo a fare un po' di pratica, quindi faremo un po' di pratica su questo. Vabbè, questo è un'alternativa in analogo a Scrum, che è quell'altra metodologia che trovate già in piattaforma, che io se fosse stata, avessi avuto 20 anni di meno, me la sarei studiata. No, c'è la sta lì, se l'è studiata è Silvia, una persona che, con quale forse farete qualche corso, qualche lezione a maggio, che vi dovrò assentare per una settimana, e che lei me l'ha introdotto, ma io già faccio. Quindi io sono affezionato a UML. UML è un modo per modellizzare i processi. In realtà UML è nato per sostenere e modellizzare i processi di sviluppo del software. Ovviamente perché il software, il programma è un processo, una serie di azioni che poi sfociano, secondo le case, in una quantità di righe di codice. L'uscita, l'ultimo livello, l'uscita di un modello UML è il codice in Visual C++. Non ci arriveremo, non vi preoccupate, che noi ci fermeremo ai primi due livelli, che sono quelli un po' più di analisi. Vabbè, i primi due livelli sono delle modalità, degli strumenti
che ci permettono di descrivere in maniera visuale il processo. E io sono convinto che anche nei modelli, diciamo, nei manuali di qualità, voglio sperare che troviate tanti di questi diagrammi, perché è uno strumento oramai, diciamo, consolidato, ma da 20 anni, cioè non è meglio, non è che è nato, è stato un sacco di tempo. Ed è uno strumento che, diciamo, soprattutto per avere una visione preliminare, quindi io lo suggerisco come strumento proprio per prendere appunti, per appuntare, per cominciare a fare delle bozze di quelle che sono le situazioni organizzative che vi vengono, diciamo, proposte, segnalate, come strumento di discussione. Invece di verbale, magari insieme al registratore, invece di annotarvi, prendere appunti, fare direttamente un diagramma, cioè un diagramma di un use case o un diagramma di attività per proprio sintetizzare i concetti che vi vengono esposti. Voi ne avete mai sentito parlare, UML, no? Ah! Sì. Quindi il diagramma di attività l'avete fatto, lo use case l'avete fatto, poi siete andati anche oltre oppure vi siete fermati lì. Eh? Vabbè. E no, ma vedete il problema è questo. Vabbè, ecco, noi il diagramma di classe già a livello 3. Che poi dal diagramma di attività, dal diagramma delle classi, si utilizzano le classi per poi passare alla programmazione oggetto. Noi ci fermiamo sui primi 2 livelli perché ci interessa come strumento per prendere appunti. Beh, qui c'è un esempio, bisogna migliorare l'ufficio contratto, l'azienda di cose comuni. Il processo deve essere monitorato una volta a settimana a fine di allocare i compiti in base all'esperienza delle persone in servizio, dettagliato, una serie di questo è quello che di base no, potrebbe essere la sintesi di di un colloquio. Questo dobbiamo catturare i requisiti. Chi fa cosa e quando, un po' più complicato. Però il chi fa cosa è fondamentale. Allora, cominciamo a censire il chi. Vabbè, osservazione, documentazione, le solite cose, questionari, sono tutti strumenti che si possono adoperare. Cominciamo quindi a vedere il comportamento di un sistema è descritto beh, dalle funzioni che si implementa, quindi use case associate, quindi di base un censimento delle attività, delle funzioni svolte, associate alle persone che le svolgono. Quindi il primo livello significa definire cosa si fa e chi lo fa, ma in maniera proprio un censimento, un elenco. In maniera però grafica, visuale, più interattiva. Ed eventuali relazioni tra le attività, nel senso attività che sono gerarchicamente subordinate ad altre attività che possono essere subordinate ad altre. E questo può avvenire attraverso una serie di interviste nei quali noi dobbiamo, prima cosa, trovare gli attori, cioè chi fa chi, e poi anche stabilire delle priorità e dettagliare ogni singola attività che viene svolta dagli attori. La sto portando all'uno, alla fine di puntare le attività e associarle alle persone che le svolgono, questo poi alla fine. Anche perché vi dico di prenderla in maniera molto più leggera, perché naturalmente questo formalismo, se è subordinato al fatto di sviluppare del codice, di
di programmazione a oggetti, ovviamente molto più stringente, perché poi diciamo, tra virgolette, le imprecisioni, degli errori nella definizione del modello porta a fare del codice che non funziona o del codice che non risponde appropriatamente, che ovviamente è complicato. Cioè, naturalmente, mentre fare il modello è facile, poi man mano che vai avanti c'è un lavoro anche di creazione del codice che è più impegnativo, quindi ereditarsi degli errori porta a svolgere del lavoro inutile. Poiché nel caso in cui lo stiamo adoperando, noi alla fine siamo una rappresentazione, abbiamo semplicemente uno schema di processo sul quale poi possiamo tranquillamente tornare indietro, anche delle cose che sono non proprio definite, che possono essere ridefinite dopo. Abbiamo il tempo anche di aggiustarle, diciamo, nella sequenza, non dobbiamo mettere in piedi del codice. Quindi, ripeto, è un modo per fare una bozza di quello che è la descrizione dell'organizzazione in maniera più visiva e quindi evitare di condividere con chi, con lo stakeholder, eccetera, parte che poi sono pesanti da discutere, leggere, eccetera. Quindi, un primo passaggio è definire quali sono gli attori. Gli attori sono le persone, quindi non sono una parte del sistema, sono coloro che lavorano sul sistema. Quindi, sono qualcosa. Potrebbero essere anche delle macchine o dei soggetti esterni, ma molto spesso più spesso sono delle persone, e che possono fare delle attività. Quindi noi individuate le persone che possono essere infermieri, caposala, medici, eccetera, che tu che fai nel tuo sistema organizzativo. Quindi stiamo facendo una cosa molto semplice. Stiamo partendo dalle persone e capire ogni persona che fa. Sì. È una cosa, sì. Una volta che abbiamo individuato le persone, vabbè. Naturalmente esplorarle anche, perché ci possono essere magari degli attori che noi non conosciamo, quindi andare un po' a indagare nell'intervista, ecco, in questo caso un esempio: lo studente che intende registrarsi per un corso, oppure il docente che deve creare il curriculum, eccetera, o il billing system che deve ricevere le informazioni di fatturazione del sistema, cioè individuare tutti i soggetti che possono essere non necessariamente umani. Possono essere anche soggetti automatici che devono interagire con il sistema. Allora, in particolare poi questa cosa come si fa? Si fa questo primo strumento che si chiama use case. Lo use case è una cosa molto semplice. In realtà, vabbè, corrisponde al fatto che devo definire per ogni attore i compiti che svolge. Un punto è capire la dimensione di dettaglio dello use case, perché uno vi potrebbe dire il caposala che fa è il caposala coordina l'attività del redare.
nel use case, l'US che anda a casa, no? Ma nel dettaglio coordinare che fa, allora anche nel lavoro di intervista, dovrò progressivamente cercare di capire, di entrare nel dettaglio delle singole attività, dove ovviamente anche il dettaglio delle singole attività dipende dall'obiettivo, perché per determinati attori, per determinate attività, ci può essere anche che non incidono in modo determinante nella situazione organizzativa, ci può anche andare in un use case molto alto. Se però quelle attività sono più determinanti nella situazione organizzativa che stiamo studiando, e allora bene definirlo nel dettaglio. Dici, ma io come faccio a capire? Questo non lo capisci subito, lo capisci mano a mano quel lavoro, perciò vi dico io. Questi strumenti sono adoperati in maniera ricorsiva. Quindi faccio una prima bozza, la voce, poi ci ritorno, la voce, ci ritorno, la voce, stress. Quindi dobbiamo essere pronti a ritornare periodicamente sulle attività che facciamo per ridefinirle. La cosa, ripeto, che ci deve tranquillizzare è che tutte queste cose che facciamo sono visuali, chiaro, sono semplici, non sono, diciamo, non sono onerose da un punto di vista di scrittura, eccetera. Quindi adesso ci facciamo, vediamo solo gli use case, poi ci fermiamo qua, però voglio lasciarvi appesi a capire sugli use case che cos'è. Alla fine è fatto in questa maniera. Noi abbiamo questa figura, questo vino che rappresenta l'autore, semplicemente, a quale poi associamo le attività. Avete mai visto questa cosa? Sì. Va bene, quindi allora poi vai sulla chat e glielo spieghi tu. Va bene, questo poi alla fine, dove vedete una cosa banale, cioè se tu ci senti che fa, metto caposala, fai, oh, quali sono le attività? 1, 2, 3, 4. E poi vediamo che spesso le attività sono fatte da altri attori. Quindi immaginiamoci di usare questo strumento semplicemente per elencare e mappare le attività o chi fa quelle attività. Okay? E questo è di base, quindi proviamo a iniziare una cosa del genere. La prossima volta facciamo gli altri, faremo anche dei cambi attività e proviamo a fare degli esercizi. Quindi provate a portare anche delle situazioni organizzative sulle quali vogliamo ragionare e cominciamo a fatica un po', insomma. Va bene? Ok. Scusatemi per queste, diciamo, turbative, ma ho un po' di problemi.